Sono Astrid Gilardi, The Wall. Ho iniziato a giocare a calcio quando ero molto piccola, con i miei amici, ho iniziato i miei compagni dell'asilo e poi ho continuato alle elementari dove c'era il campetto. La passione per il calcio mi è stata trasmessa al lago vedendo persone, anche ragazzini più grandi, giocare a calcio e mi ha sempre ispirato e mi è sempre piaciuto vederli giocare, allora diciamo che mi buttavo anch'io, provavo a integrarmi a loro e giocando a calcio e pur essendo una donna prima mi guardavano diciamo un po' sbalorditi che per il fatto che giocassi a calcio e poi però vedevano che comunque me la cavavo. La passione per il calcio di Astrid è nata sin dalla tenera infanzia. Qualsiasi cosa rotolasse per la casa lei la inseguiva e iniziava a dare calci. Poteva essere un giocattolo, una palla, un qualsiasi cosa. Era un pretesto buono per tirare un calcio. La passione per il calcio di Astrid è nata insieme ad Astrid, immagino io, perché sin da quando ha iniziato a camminare ha iniziato a capire che quella cosa sferica poteva rotolare e lei correva dietro a questa palla. È stata coltivata dal nonno, il quale ha giocato tempi addietro a calcio, che la spronava a calciare, a migliorarsi, a interagire con la palla. Io ho un nonno che sin da piccola, anche lui, quando andavo da lui a mangiare, mi allenava giù in giardino e mi dava dei consigli su come muovermi in campo, perché anche lui sin da piccolo ha giocato a calcio e quindi diciamo che mi ha anche un po' trasmesso questa passione. Quando ero piccola, diciamo che giocare in porta mi piaceva sì, però preferivo correre perché sono una ragazza ancora molto dinamica e allora diciamo che preferivo correre, però giocare in porta mi piaceva molto. Però vabbè, mi divertivo di più giocando fuori. Poi ho capito che la mia passione era comunque giocare in porta. Ho scelto il ruolo del portiere perché mi è sempre piaciuto buttarmi e essere un po' diversa dagli altri, come per esempio tutte le ragazzine giocavano a pallavolo e io giocavo a calcio. Tutte giocavano fuori e io volevo, diciamo, distinguermi e giocare in porta. Svolge un ruolo molto difficile nel calcio femminile, che è quello del portiere. È una ragazza molto seria, molto professionale e dà sempre il 100% in ogni allenamento, sia per quel che concerne i lavori tecnici con la squadra in toto, oppure e soprattutto con i bravissimi preparatori dei portieri di cui l'Inter dispone. Astrid è un portiere molto ben strutturato fisicamente, con nessun punto debole, deve ovviamente fare ancora molto lavoro, crescere, però è un ottimo prospetto a livello nazionale. Bravissimo. Dai, l'ultimo. Bello, brava. Il mio portiere di riferimento è
Neuer, perché diciamo che i portieri sono un po' tutti pazzi, però lui è quello che, cioè, il mio esempio, perché fa magari delle uscite che non tutti i portieri fanno, perché magari hanno paura di prendere gol, invece lui si butta e non gli interessa. Il carattere nel portiere secondo me conta 70%, perché se non hai carattere o se sei debole di carattere, il ruolo del portiere ti ammazza, perché se non sei capace di reagire a un errore o a non essere capace di subire gol, la cosa diventa pesante per questo ruolo. Astrid questo atteggiamento ce l'ha, la difesa è molto tranquilla quando gioca in porta Astrid, e anche l'anno scorso lei è salita anche nella squadra di categoria superiore senza sentire il salto di categoria. Sono partita giocando nella scuola calcio del Mandello. Ho giocato nel Mandello fin quando era possibile e poi sono andata, mi aveva chiamato il Meda. Ho giocato lì 2 anni. Poi l'Inter mi aveva chiesto se volevo provare ad andare a fare un allenamento. Allora sono andata e mi è piaciuto e vabbè, sono arrivata all'Inter così. L'occasione Inter è nata da un provino che Astrid è andata a fare 4 anni fa presso l'Inter femminile. Una mattina l'hanno provinata presso il campo di Quinto Romano in una partitella fra ragazze. Hanno fatto la partitella, hanno fatto 4-0 e lei ha segnato tutti e 4 i gol. Perché ai tempi Astrid non era portiere, ma giocava fuori. Il passaggio alla società Inter è stato certamente un motivo per noi di grande orgoglio. Il fatto che Astrid sia stata cercata e desiderata da una società così prestigiosa, certamente per noi attorno ad Astrid era motivo appunto di grande orgoglio. Il passaggio da Meda a Inter è stato, vabbè, comunque un bel passaggio, perché l'Inter è sempre stata la squadra del mio cuore. La prima volta che ho indossato questa maglia è stata ad un torneo e proprio la prima partita ero in ansia più totale, pensavo, cioè, non sapevo più fare niente. Poi però visto che eravamo in parità, ci sono stati i rigori e ho detto è il mio momento di far vedere chi sono. E è andata bene, abbiamo vinto i rigori, ne avevo parati 2 mi sembra. Avevo vinto anche miglior giocatrice e quindi diciamo che come inizio è stato, cioè, perfetto, ottimo. Da portiere mi piace avere delle responsabilità. Astrid è un portiere molto agile, dà sicurezza e partecipa sempre al gioco. La mia squadra mi chiede di parare, di non prendere gol, però diciamo che anche lei mi aiuta. E noi compagne chiediamo ad Astrid serietà, ma anche la sua, cioè, vogliamo che la sua presenza sia un punto di riferimento, di sicurezza, che da dietro arrivino gli incoraggiamenti. Ad Astrid noi in partita come staff chiediamo sempre di fare quello che lei sa fare bene. Lei dà una sicurezza all'intera squadra, nelle sue movenze, nelle sue giocate, non solo per difendere la porta. Astrid è dotata anche tecnicamente nell'utilizzo proprio del pallone con i piedi, quindi ha un percorso precedente molto importante come giocatrice, dopodiché ha intrapreso la strada di portiere, quindi ha un background tecnico superiore alla media dei portieri del femminile. Negli allenamenti qui
qui all'Inter l'intensità è molto aumentata, la difficoltà anche degli allenamenti, qui c'è molta più tecnica, poi anche i mister. Sono stata fortunata qui all'Inter che ho trovato un mister molto bravo, Riccardo Ventrella, che mi ha fatto crescere molto. Ha avuto la fortuna di incontrare delle persone che l'hanno stimolata e mi riferisco in modo particolare al suo mister Riccardo Ventrella, preparatore dei portieri. È stata una persona che l'ha incentivata, che ha saputo vedere in lei il talento che ha saputo far credere ad Astrid nel suo talento e l'ha sempre seguita, spronandola, richiamandola quando necessario, ma anche motivandola e gratificandola quando, insomma, era necessario davanti a cose positive. L'Inter a prepararle fisicamente, atleticamente, ci aiuta molto dandoci a disposizione dei preparatori atletici molto capaci e molto disponibili in tutti i giorni della settimana, in tutte le sedute. Astrid dà alla squadra una fiducia enorme. Questo è frutto del suo lavoro durante la settimana, della sua attenzione, delle sue doti fisiche naturali con le quali appunto i nostri preparatori dei portieri ci stanno lavorando e stanno mettendo proprio in luce, in risalto quello che sono le sue qualità. Le difficoltà sono innanzitutto entrare nella loro testa, perché può esserci il preparatore più bravo o meno bravo, ma se non riesci a entrare nella loro testa e farti, oltre che rispettare, essere anche per loro un esempio, alla lunga non ti seguono o non danno il 100%, quindi devi essere anche un bravo psicologo, tra virgolette. Punti di forza sono le parate a mezza altezza e le parate alte e anche le uscite alte. Le sue grandi capacità coi piedi, la sua prontezza quando deve fare le uscite o quando parte un tiro. Trasmette molta sicurezza alla difesa, non è ambidestra, però ha imparato a usare anche il piede debole molto bene. Ha grandi qualità atletiche, tecniche, quindi non ha punti deboli. L'altezza nel portiere conta tantissimo, sia nel maschile, dove tra Serie A e Serie B la media è sull'1,88, e di conseguenza anche nel femminile. Trovare portieri strutturati fisicamente come lei e allo stesso tempo agili e tecnicamente così validi è difficile. Quindi lei, diciamo che non è un'eccezione, ma è un raro caso di portiere, diciamo, che ha struttura e tecnica per fare questo ruolo. All'Inter le ragazze le conoscevo già quasi tutte perché ci affrontavamo. La nostra amicizia è nata circa 3 anni fa, quando abbiamo iniziato a giocare assieme. Il passaggio all'Inter, diciamo che è stato meno duro perché eravamo in due, sapevamo, cioè ci confortavamo assieme, riuscivamo un po' a incoraggiarci l'una con l'altra. Molte le conoscevo di già, però ci sono anche delle ragazze che comunque, pur non conoscendole, ho legato subito perché erano molto simpatiche e mi sono trovata bene, ho fatto anche nuove amicizie. Astrid è una ragazza molto sveglia, vivace, solare, ti mette sempre allegria e sa sempre come coinvolgerti. È una ragazza che ovviamente vive la sua età con spensieratezza, fa molto gruppo sia fuori che nello spogliatoio, è esuberante a volte,
però ci sta, è una ragazza che va bene anche a scuola, quindi professionalmente si comporta tutto tondo durante l'arco della giornata. Le compagne hanno una grandissima considerazione di lei. Astrid ha un carattere abbastanza esuberante fuori dal campo, comunque è un carattere positivo, molto scherzosa, fa molto gruppo. In campo ovviamente diventa una persona molto seria e molto concentrata. Ok, Arianna, tirare sui cinesini. Ciao mamma. Ciao Arti. Bene? Sì, sì. Andato bene? Sì, sì. Scala? Ciao. Chiamata? Io non sono appassionata di calcio, diciamo, non lo sono mai stata, non ho mai seguito il calcio, anzi in realtà mi sono sempre detta quando ero giovane, accidenti, spero di non trovare un fidanzato che gioca a calcio perché non voglio partite di mezzo il sabato, la domenica, e poi mi ritrovo con una figlia che gioca a calcio e che il sabato e la domenica mi obbliga, tra virgolette, perché adesso ormai è un piacere, è un orgoglio, per cui la seguo assolutamente sempre. Con piacere. Il rapporto che ho con Astrid è molto particolare. Lei è una figlia che sembra abbastanza spigolosa, forse, però con Astrid ho un bel rapporto. Lei è molto dolce con me, forse perché siamo anche abbastanza simili caratterialmente, per cui abbiamo un buon feeling. A volte litighiamo, cozziamo. Questo insomma per lei è entrata nell'adolescenza, quindi questo tsunami che la travolge, molto spesso ci travolge, però riusciamo anche a avere momenti in cui lei si confida con me. Fuori dal campo ho altri amici con cui, quando diciamo non ho partite oppure torno dalle partite, esco con loro, andiamo al lago, oppure anche quest'estate uscivamo, andavamo al lago oppure al campetto a fare due tiri. Al di fuori del campo ci vediamo spesso, soprattutto in città, vicino al lago, proprio perché abitiamo vicine. E forse anche il fatto che, cioè proprio perché abitiamo vicine, siamo diventate molto amiche. Noi viviamo fortunatamente in questa perla sul lago di Como, per cui il tempo libero, il poco tempo libero che Astrid ha, che noi abbiamo, lo passiamo molto spesso al lago. A volte cerco di coinvolgerle in camminate in montagna, ma vedo che le mie figlie, Astrid inclusa, sono un po' restie. C'è il nonno che coinvolge Astrid spesso, spesso quando appunto lei ha il tempo libero, in magari domeniche sulla neve. Però il tempo libero è veramente limitato. Quando ho del tempo libero gioco con mia sorella a calcio, che anche lei è un'appassionata, però non lo pratica, ma giochiamo solo assieme così per divertirci. Il rapporto tra Astrid e la sorella è un rapporto di amore e odio, ovviamente hanno 16 mesi di differenza, per cui sono molto vicine, si capiscono tra di loro, però ovviamente molto spesso litigano, però insomma normale routine. Astrid è una sorella molto disponibile, quando le chiedo un favore spesso me lo soddisfa, una sorella su cui posso sempre contare. Noemi, la sorella maggiore, la sprona molto spesso, vuole ricavare il meglio dalla sorella, per cui molto spesso in giardino scendono, si allenano. Astrid ha trasmesso a Noemi questa passione del calcio, perché secondo me inizialmente Noemi era più portata verso le bambole, forse. Io all'inizio giocavo sempre con le bambole così, ma dopo, visto che vedevo che lei non giocava mai con me, quindi mi sono adeguata a giocare anch'io con lei a calcio, quindi
ogni pomeriggio eravamo sempre in giardino a giocare, quindi mi ha appassionato anche a me e quindi ho iniziato a seguire anche il calcio maschile in televisione. In questi ultimi anni sto seguendo anche il calcio femminile, che sta sempre crescendo sempre di più, quindi da un obbligo, diciamo, è diventato anche un piacere giocare con lei. La notizia che Astrid gioca nell'Inter mi ha emozionato e infatti sono stata io anche a convincere Astrid di prendere questa scelta dell'Inter, e vederla con i colori nero-azzurri è bellissimo. La passione per l'Inter è nata quando eravamo in Piazza Duomo a fare un semplice giro e niente, c'erano tutti i tifosi interisti, tutti emozionati, agitati, quindi noi vedendo quei colori lì addosso a tante persone ci siamo appassionati anche noi a quei colori. Oltre al calcio condividiamo la passione della musica, poi ci piace andare a concerti. Io e Astrid condividiamo la passione per la musica. Diciamo che pian pianino sta iniziando ad ascoltare la musica che piace a me. Nella fattispecie hip hop. DT set freeze, let me see your hands, down on your knees, don't even breathe, looking for somebody that looks just like you. Words often said by the boys in blue. Ascolto la musica e particolarmente ascolto Irama, Sfera, Capo Plaza e questo genere qua, però diciamo che mi va bene, ascolto tutta la musica. Essere la madre di una calciatrice significa tante cose. Senz'altro significa essere una buona taxista, perché da quando ha lasciato la squadra di Mandello in cui ha giocato per diversi anni si è allontanata, per cui è arrivata fino a Meda, poi adesso è arrivata fino all'Inter, quindi spostamenti vari. Poi arrivare a casa, quindi la mamma taxista diventa la mamma lavanderina e poi la mamma cuoca e ovviamente la mamma è anche una mamma lavoratrice. Per cui è molto impegnativo, però ci sta dando grandi soddisfazioni, per cui lo farei, lo rifarei, sono contenta. La mia giornata tipo è mi sveglio. Faccio colazione, vado a scuola alla 1 o alle 2, esco da scuola e poi mia zia o i miei genitori mi portano a Lecco, dove lì c'è la navetta che mi porta in Terello, faccio l'allenamento, poi torno a casa e faccio i compiti, perché avendo 4 allenamenti a settimana, incrociare la scuola e il calcio diciamo che è abbastanza difficile, però finché riesco continuo. Astrid frequenta adesso la seconda superiore. L'anno scorso siamo riusciti ad arrivare alla fine dell'anno ottenendo buoni risultati, è stata promossa senza debiti. Per me è assolutamente importante riuscire ad ottenere un diploma, è assolutamente essenziale il fatto che lei abbia un'istruzione scolastica, perché insomma non so quello che farà lei da grande, qualsiasi cosa deciderà da fare, è importante che abbia una preparazione scolastica che le permetta di riuscire in questo mondo. La materia che mi piace più a scuola è, se proprio devo scegliere, è matematica e ginnastica. Il suo percorso come portiere in questa società è legato al fatto che è una ragazza che fa parecchi chilometri per venire qui, quindi 4 allenamenti alla settimana
una serie di sacrifici enormi per una ragazza di 15 anni, però lei li affronta sempre con grande volontà, e nel momento in cui entra nel centro sportivo si mette proprio nei panni di una giovane professionista. I sacrifici che faccio sono tanti, perché il campo dove mi alleno non è vicino a casa, quindi devo portarmi da studiare in macchina, in questo caso in navetta. Grandi sacrifici per noi come famiglia, tutta la famiglia che gira attorno a lei, la famiglia che gira attorno a me. Senz'altro si deve dedicare a questa cosa, però insomma sono difficoltà che si possono assolutamente superare. La partita più bella e emozionante è stata la finale del campionato. Quando abbiamo vinto è stata l'emozione più forte che abbia mai sentito, perché comunque vincere il campionato è un'emozione che spero che provino tutti prima o poi nella vita, perché è veramente bellissimo. Il sogno che ho nel cassetto è andare a giocare all'estero, anche per esempio in America, perché comunque là, tipo in America, il calcio è più sviluppato e danno molta importanza al calcio, e anche ci sono delle università dove conciliano il calcio e la scuola, che è tutto lì, e così ho anche l'opportunità di imparare una nuova lingua. Che do ad Astrid è di continuare a lavorare, di alzare l'asticella del suo livello di allenamento e di preparazione giorno dopo giorno. Consiglio basilare che do ad Astrid è essere leale, innanzitutto, di divertirsi, di non pensare troppo al risultato, ma di impegnarsi al 100% per vincere. Il consiglio che darei a mia sorella è di non montarsi la testa e di restare sempre con i piedi per terra. Mi auguro, ovviamente da mamma, mi auguro la sua felicità, la felicità di Astrid. Quando ora io chiedo ad Astrid cosa ti piacerebbe fare da grande, la sua risposta è: mi piacerebbe fare la calciatrice, io voglio fare la calciatrice, per cui perché no? Se non in Italia, all'estero, chi lo sa, le cose nel calcio femminile si stanno evolvendo in una buona direzione, quindi mi auguro che lei possa avverare questo suo sogno. Il calcio femminile è in nettissima espansione dal punto di vista qualitativo, tecnico. L'ingresso delle squadre professionistiche a livello di settore giovanile stanno facendo fare a queste ragazze un percorso importante, e non soltanto dal punto di vista tecnico, tattico, ma queste ragazze che poi saranno il futuro, e Astrid è una di queste, delle varie nazionali giovanili e ci si augura anche della nazionale maggiore, hanno un percorso anche psicofisico, atletico molto importante, molto ben studiato per la loro fascia d'età. La mia figlia piacerebbe che riuscisse a realizzare tutti i sogni che ha, sia nel campo sportivo sia nella vita. Il mio più grande sogno è, oltre a quello di andare a giocare all'estero, è di giocare nella nazionale maggiore.